come massoterapista. Sì, vabbè, ma che titolo di studio è? È un diploma come massoterapista. Non è un diploma, è quello, un certificato di formazione professionale. Sì. Ma lei che scuole ha fatto? 5 anni all'ISAP di Padova come massoterapista. Ah, benissimo, quindi ha fatto i 5 anni di scuola superiore? Certo, dottore. Benissimo, allora la differenza fra oggettivo e soggettivo la dovrebbe conoscere. Sì, più quindi se io parlo di riscontri oggettivi, intendo quei riscontri che non possono essere contestati. Cioè, questo tavolo è bianco, questo, le opinioni non contano sul punto, giusto? Giusto. Non pigliava le medicine, non pigliava la droga, lo sa pure lei che queste sono le classiche cose che fanno gli ubriachi, no? In mezzo alla strada. Certo. E lei era consapevole, oggi è consapevole che state facendo delle cose pericolose. E gli è costata la vita. Ok, sì, in termini di ordine pubblico comunque non... Bisogero, mettiamo le cose in chiaro. Sì. Non gliela faccio passare più una battuta del genere. Dottore, non... Non è costata la vita a nessuno. Chiaro? Sì, non volevo mancare... Non si permetta più. Dottore, non volevo mancare... Bisogero, gliel'ho detto, glielo ripeto... Non glielo consentirò più. E tenga conto che la prossima volta che lei fa una cosa, un'affermazione del genere, la inviterò a essere più chiaro, e a quel punto lei potrebbe rischiare di commettere dei reati se chiarisse le accuse. Sì. Chiaro, Bigiorgero? Chiarissimo. Che reazione ha avuto voi, Giuseppe? Chiedeva ripetutamente di venire arrestato. E perché? Ma chiedeva soltanto o urlava? No, urlava. Urlava? Lo chiedeva dal si agitava? Sì. E perché? Penso perché doveva aver riconosciuto il brigadiere Dal Bosco. In quanto il brigadiere Dal Bosco... No, il penso lo lasciamo da parte. Sì. Perché, e per favore, prima di fare insinuazioni che poi lei scorrebbero... Sì. Perché lei sa che le calunnie... Sì. Quindi lei dica solo le cose che sa. Sì. E che ha visto. Sì. Dottore, se gli dico come sono andate le cose, rischio l'arresto, mi scusi. Perché rischia l'arresto? È quello che mi ha detto 2 ore fa. Cosa le ho detto di dover fare? Non si permetta più di fare queste dichiarazioni. Quale dichiarazione, scusa? Quella che ho fatto 2 ore fa. Io le ho detto, non si permette di fare quale dichiarazione? Una dichiarazione che ho fatto un paio di ore fa. Ah sì, certo, quando lei ha detto sì. Ha pagato con la vita. Dottore, ma come si può morire per un'iniezione di Talofen? Ah, vabbè, mi ma scusa. Io ho fatto un'altra domanda. Sì. Lei l'aveva mai saputo? Sì, l'ho saputo. Ciò nonostante, lei ha continuato a dire che Uva era morto per le lesioni? Che sapeva che non c'erano? Risponda. Sì, ho visto. E perché? Perché Giuseppe Uva mi aveva parlato di una certa signora Dal Bosco che a questo la punto... La smetta su questo argomento che è solo infamante. Io le ho fatto un'altra domanda. È molto infamante perché... E allora non si faccia l'autore di calunnie verso te. E allora perché è di tutta quella violenza nei confronti del non c'è nessuna violenza. Io le sto facendo un'altra domanda. Sì.